Il Barcellona ha un nuovo obiettivo di mercato, Lautaro Martinez, individuato come sostituto ideale di Luis Suarez, il cui contratto con il Barça scadrà nel 2021. Questo quanto riferito da Ledi Sport, secondo cui la società meneghina avrebbe già iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di qualcuno che possa affiancarsi a Romelu Lukaku. Comunque l'ipotesi Lautaro al Barcellona non è certo una sorpresa. Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, recentemente si era infatti detto orgoglioso dell'interessamento catalano per l'attaccante argentino. Arrivano i primi aggiornamenti sulle condizioni di Dries Mertens, attaccante del Napoli che ha subito un infortunio durante la gara di Champions League con il Barcellona, finita poi in pareggio. Gli esami del belga hanno rivelato un forte trauma contusivo alla caviglia destra. Il giocatore ha svolto alcune terapie e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. A comunicarlo è il club partenopeo sul proprio sito ufficiale. Il resto della squadra, intanto, si sta già preparando per la gara di sabato contro il Torino. Simone Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo in vista della sfida di campionato contro il Bologna. Sergej Milinkovic-Savic è infatti tornato ad allenarsi con il gruppo, festeggiando così nel modo migliore il suo 25esimo compleanno. Il sergente è rimasto fermo ai box per 2 giorni dopo aver accusato un affaticamento ai polpacci al termine della gara vinta contro il Genoa. Allarme subito rientrato, il centrocampista serbo sarà presente nella sfida casalinga contro la squadra del suo connazionale Sinisa Mihajlovic. L'apertura del campionato di Formula 1 è alle porte con il GP d'Australia che inizierà il 15 marzo. E nonostante durante le prove non abbia ottenuto risultati impeccabili, Sebastian Vettel sembra ottimista. Sento di avere una macchina migliore in curva. La SF1000 è un passo avanti, specialmente in quelle veloci come la 3 o la 9, e nelle altre abbiamo più grip. Andiamo più veloci dello scorso anno e il mio collo può testimoniarlo. Nei test non ha senso cercare la velocità sul rettilineo. Queste le parole del pilota della Ferrari dopo le prove a Barcellona, dove ha ottenuto una sesta posizione. Abbiamo mostrato che possiamo mettere in pista macchine eccellenti, come è accaduto nel 2017. Siamo in grado di fare un grande lavoro, anche se non abbiamo mai avuto il miglior pacchetto. La competizione è molto alta. Non sappiamo dove siamo, abbiamo molto lavoro da fare, ma la stagione è molto lunga e non è ancora iniziata.